dai, su Edo, andiamo. Pronti. Con la 10 della Juve, della nazionale. Però adesso per fare, adesso ci sono io, devi parlare con me, quindi non puoi neanche rilassarti, ma fai conto che io non ci sia. Non dire se è meglio o peggio, lascia pensare. Ma ti vedi un po' teso. Come... Nata minchio a guidare. No, no, ma infatti dai, i primi passi sono stati abbastanza incoraggianti, quindi devo dire che sono sereno. Allora, tu non ci sono io, metti la musica. Playlist, cambia a seconda del momento. Cambia a seconda dell'umore, della giornata. Però in genere mi piace molto la musica italiana. E poi se devo scegliere qualcosa che mi faccia ballare anche in macchina, scelgo latinoamericano, reggaeton, insomma un po' pop, un po' particolare. Adesso? Scegli adesso cosa metteresti? Adesso metterei... sono un po' sonnata, quindi metterei musica italiana. Quindi è mood riflessivo. Sì, da... mood tranquillo. Ci sta, anche perché è un periodo, insomma, abbastanza intenso per voi. Vabbè, poi tu con la musica italiana ormai sei una celebrità. Cioè, tu hai fatto Sanremo. Cioè, sei andata a Sanremo. Ci rendiamo conto. Sei andata a Sanremo. Ma dai, che... Io quando, a parte quando ti ho visto lì, è stata un'emozione anche per me, perché ho detto, cavolo, guarda dove è arrivato, cioè, bello, cosa ha significato? Nel senso, al di là poi, cosa ha significato per te come persona? Ma tu eri lì in rappresentanza di un movimento, eri lì come calciatrice, che cosa voleva dire? Sì, no, in realtà quando mi si è presentata l'occasione, ho subito pensato che fosse veramente importante per il movimento, no? E al di là che poi ci fossi io, però dentro di me c'era proprio la voglia e il desiderio di far conoscere ancora di più il nostro movimento, e quindi mi sentivo molto molto responsabile, no? Di essere lì in un palcoscenico, su un palcoscenico veramente importante, seguito da milioni di spettatori, e quindi ti dico che l'adrenalina, l'emozione era... Guarda, avevo le gambe che mi... l'attesa è stata veramente estenuante, non ce la facevo più, perché era come se avessi già giocato una partita, quindi io avevo le gambe che mi tremavano quando ero in hotel. Ho dovuto tenerle su, come faccio nel post partita, ho detto no, aiutiamoci un attimo, sennò qua cado dalle scalinate. Ovviamente mi preoccupava più quello, no? Immagino, perché poi una volta che inizi a parlare parli, era la discesa. Hai contato i gradini? No, però li ho studiati per bene. Anzi, li ho proprio... Sì, sembra che anche li abbia contati, perché li guardavo proprio... Non cadere, concentrati. Però dai, è stata una bellissima esperienza. Peggio quell'ansia lì o un rigore al 90esimo? Insomma, quelle cose che a te capitano abbastanza spesso. Insomma, diciamo che... ed emozione ci siamo, perché poi magari è stato un ambiente un po' diverso, quindi è la prima volta che mi succedeva di scendere le scalinate di Sanremo, quindi come tutte le cose sconosciute, non sai come le puoi affrontare, magari un rigore, a parte che l'attesa dura molto meno, per fortuna, per fortuna, però diciamo che ci siamo, ad emozione, a tensione. No dai, è stato, a parte che te la sei cavata benissimo, però vabbè, io non è che avessi tanti dubbi, però è una cosa grande, ma io ogni tanto mi capita, nel senso, ma se te l'avessero detto, senza neanche andare troppo lontano, 5-6 anni fa, cosa del genere. Mai, avrei pensato, ma siete matti, ma anche adesso l'ho pensato in realtà, però è stata veramente una cosa inaspettata, e come tutte le cose inaspettate sono stata bellissimo, perché comunque non me l'aspettavo, e quando me l'hanno detto ho detto wow, sta succedendo davvero. Poi hai realizzato solo quando eri lì o no? In realtà ho realizzato quando sono partita la mattina, e ho iniziato a realizzarlo quando, insomma, i giorni precedenti, che dovevo pensare a come vestirmi, ho dovuto fare delle cose, insomma, delle commissioni a cui non sono abituata, andare a scegliere vestito, andare in negozio, provarlo, vabbè, andare a fare le unghie di solito le faccio, però vabbè, oggi siamo capitato, ecco, vedi, io sono sfortunato, perché pure le unghie non fatte bene, quindi no, dai, ho dovuto fare delle cose che, insomma, di solito non faccio, quindi. Beh, in campo è più facile, completino, quello, il 10, sei bella, tranquilla, non hai tanta scelta. Senti, facciamo un viaggio nel tempo, piccolo, non troppo lungo.
visto che adesso noi parliamo di la numero 10 della Juve, ma la numero 10 della Juve, ti fa ancora un po' effetto, sentirlo ti sembra. No, sì. Mi fa ancora tanto effetto perché comunque è stata la prima e quindi spero di tenermelo stretto ancora per tanti anni, quindi... Tanto la prima resta nella storia, quindi per lì siamo a posto. No, allora dicevo, ripercorrendo tutto quanto, te la ricordi la tua prima partita? La femminile? Quello che vuoi, la prima in assoluto? Allora, la prima in assoluto sicuramente la ricordo, nonostante sia passato molto tempo ovviamente, avevo 6 anni e giocavo per le giovanili, i Pulcini del Nuvolera Calcio e mi allenavo con la squadra di maschietti, ovviamente erano più grandi di me. E niente, io ero a catechismo, mi ricordo, un sabato pomeriggio e dopo catechismo io ero solita a giocare a campetto con i miei compagni di classe e sono scesa dalle scale e vedo mia mamma lì davanti alla porta, ho pensato cosa ho combinato, ho fatto qualcosa che non dovevo, anche perché era abbastanza frettolosa, la vedevo che era insomma... Ma avevi la coscienza sporca oppure? Cioè, ma no, in realtà no, dai, sempre stata una bambina vivace, però un po' il dubbio mi è venuto lì per lì e quindi l'ho guardata, mi fa no tranquilla, devi andare a casa velocemente, devi prepararti la borsa perché ti aspettano, perché hanno bisogno di una persona. Ho detto ma davvero, hanno bisogno di una bambina? Ho detto ma davvero? Ho detto sì, allora corriamo. E allora mi fa guarda, sei convocata con i Pulcini e ti aspettano al campo. Ho detto wow. E mi ricordo benissimo che ho fatto un tragitto, era veramente vicino perché abitavo di fronte, però penso di essere andata velocissima, forse è lo scatto più veloce della mia carriera. E no, è stato, la ricordo ancora, quindi insomma sei tanti anni, avevo 6 anni quindi. Invece nel femminile mi ricordo la prima partita in Serie A, quindi il mio esordio a titolare e dopo ho fatto anche gol col Monti del Maltese Boiano, mi ricordo. Hai cominciato 2-0. Subito col gol, vabbè. Siamo fatto il 2-0, mi ricordo, sì. Anche mi ricordo domanda, anche di piede. Il primo gol in assoluto? In Serie A questo. Invece da piccolina, vabbè, se chiediamo troppo. Da piccolina ho fatto un gol in rovesciata bellissimo, grazie al quale poi, sai, le fortune della vita, in quel torneo si chiamava Saranno Famosi, era il torneo più famoso, insomma, più, anche più voluto dai bambini stessi del Lago di Garda, della provincia di Brescia, a Padenghe. Io, insomma, stavamo giocando con Montichiari e io non sapevo che in tribuna ci fossero comunque gli osservatori dell'allora Foroni Verona, Bardolino Verona. E niente, io feci un gol in rovesciata, mi sento quelli che arrivano, mi ha sostoppata così e poi, cioè, un gol che sogno tuttora, perché mi piacerebbe tuttora, insomma, farne uno così e sono uscita dagli spogliatoi e c'erano, guarda, mi hanno presentato questo signore, Mario Neboli si chiamava, e ti vorrebbero a fare un provino nel... Io... Ma perché esiste il calcio femminile? Io ero proprio all'oscurità di tutto questo. E niente, così è nata la mia carriera nel calcio femminile. Don gol in rovesciata. Avrei detto di testa, visto insomma, l'abitudine, però invece don gol... Beh, l'hai fatto con la Juve rovesciata? Sì, dai, mezza. Non insomma, è stata bellissima, spettacolare, però. Insomma. Vabbè, insomma, cioè, l'abbiamo messo anche quello a referto, insomma, abbiamo fatto un po' tutti i gol che potevi fare. Sì, ora insomma tu non sapevi neanche che esistesse il calcio femminile, adesso è cambiato tanto e adesso le bambine sognano di diventare Cristiana Girelli, cioè, ma ti rendi conto che in questo momento magari c'è una bambina che in qualche campo segna e risulta come te, cioè, così giusto, faccio bene? Sì, no, ci sono tante bambine che magari sognano di essere Cristiana Girelli, Barbara Bonansea, Martina Rosucci, Sara Gama, tante di noi e questo è bellissimo, cioè... Al di là della soddisfazione insomma personale, individuale, che ovviamente c'è, però è proprio, come ho detto anche a Sanremo, è proprio bello pensare che una bambina può sognare di farla calciatrice, cioè una cosa che al mio tempo io manco sapevo ci fosse il calcio femminile, immaginati tu però anche 10 anni fa, senza andare anche troppo lontano, nessuno poteva mai pensare di far questo come lavoro. Sì. Invece adesso secondo me è proprio importante, perché anche una mamma che cresce un bambino, giustamente mi mettono i panni di un genitore, sì, però fare la calciatrice cosa ti porta? Dicevi, adesso col professionismo fare la calciatrice ti porta ad essere lavoratrice, quindi mi rendo conto che anche insomma per un genitore di una bambina è fondamentale, ma anche per la bambina stessa, quindi...
Sì, diciamo che se adesso dici voglio fare la calciatrice, c'è una strada che un pochino si intravede. Esatto, quando esatto. L'hai scelto tu, c'è un momento in cui l'hai scelto. Di solito non ci sono mai momenti, i momenti ci sono spesso nei film, nelle serie TV, ma c'è un momento particolare, un qualcosa in cui ti sei resa conto che la tua vita stava prendendo questa strada? Allora, beh, ti dico la verità, e quando ho saputo che stava nascendo la Juve, cioè lì, fino a quel momento ho sempre giocato a calcio, cercando ovviamente come mio, insomma, mood della mia vita, cercando di farlo nel miglior modo possibile. Mm-hmm. Però sinceramente quando ho scoperto che la Juve avrebbe creato una squadra femminile di Serie A, insomma lì è un po' cambiata la situazione, perché ho pensato wow, si può fare veramente sul serio. Prima ero a Brescia e nonostante comunque gli sforzi del presidente Cesari, veramente non ci faceva mancare mai nulla, però obiettivamente non c'era questo pensiero di essere un giorno professionista o comunque di essere trattate come tali, e adesso invece c'è. Quindi comunque da quando è nata la Juventus per me c'è stato il pensiero. Poi chiaro, da bambina ti chiedono cosa vuoi fare, io volevo fare qualsiasi cosa, volevo fare farmacista mio papà, volevo giocare a tennis, volevo fare la cameriera di un ristorante, volevo, e poi volevo giocare a calcio. Però il mio giocare a calcio è sempre stato un divertimento, cioè tutt'oggi io quando gioco il mio principale obiettivo è divertirmi, perché io se non mi diverto, ma credo un po' tutti, rendo meno. E quindi è anche il consiglio che do a una bambina quando inizia a giocare: divertirsi è la prima cosa. È chiaro, poi ci vuole anche lavoro, sacrificio, cose che sì, che poi alla fine lavoro, sacrificio diventano meno faticosi se ti diverti, perché esatto. Ovviamente se ti piace quello sì. che fai senti meno la fatica e diventa più facile. Si vede questa cosa qui, si vede che ti diverti, e io credo che lo sentano tanto anche gli appassionati, chi guarda, perché poi cioè io vedo intorno a voi, il tifo pulito è un po' un luogo comune, però comunque vedo appassionati che davvero si affezionano a voi anche come persone oltre che come calciatrici. Lo senti questo? Sì, sì, che... sì, no, è vero, è sempre percepibile, no? Ed è una cosa che secondo me ti aiuta tantissimo, perché tutti noi viviamo dei momenti un po' brutti, tra virgolette, un po' sottotono, però sapere che comunque c'è gente che ti supporta, sapere che c'è gente che ti stima e si fida di te, in un certo senso è responsabilità, perché magari se li abiti troppo bene si aspettano sempre degli standard altissimi. Se invece poi le cose vanno male, chiaro, è come se tu deludessi, no, queste persone. Mm-hmm. Però è una responsabilità bellissima che abbiamo cercato e ce la siamo prese, adesso ce la teniamo anche ben stretta, sinceramente. Beh sì, anche perché poi, a parte che insomma, ci avete abituato davvero tanto bene, quindi sotto quell'aspetto fino adesso di delusioni non se ne può parlare. Ma tu hai citato momenti, hai detto momenti difficili in un campionato, in un percorso, sì. Nel tuo percorso di vita calcistica naturalmente, ci sono stati momenti più difficili di altri? C'è stato un momento in cui, non dico hai messo in dubbio il continuare, ma comunque in cui è stato più complicato trovare le forze per andare avanti? Ma guarda, fortunatamente no, cioè mi sento molto fortunata, forse perché ho sempre vissuto il calcio con una certa spensieratezza e leggerezza, e quindi non ho mai vissuto fortunatamente i momenti in cui mi hanno messo il dubbio, sto facendo la cosa giusta? Non ho mai avuto fortunatamente questa domanda. Pensavo mi stessi domanda. Chiedendo della strage, dicevo, lo sai tu. No, è giusta, giusta, quella è giusta. E sai, prima volta che venivo qua devo mettere il navigatore, perché io a Torino non è. Beh, cosa, ormai però sei di casa. Sì, dai, adesso sì, ho cambiato qualche casa, però insomma mi muovo abbastanza bene. Comunque sì, tornando al nostro discorso, non ho mai avuto quella fortuna, cioè fortunatamente non ho mai avuto... momenti problema, così difficili, sì. da insomma, sì. Credo che conti tanto anche poi il supporto degli amici, della famiglia. Sì, guarda, i miei genitori sono sempre stati molto tranquilli, anzi, sono i primi che mi conoscono benissimo, quindi sanno come prendermi. E mio papà è il mio primo tifoso ed è sempre il primo critico nei miei confronti. Ma tu già di autocritica insomma ne fai abbastanza. Sì, però mio papà veramente prima di dirmi brava devo fare
no, a volte non bastano neanche i gol, cioè proprio devo fare le cose alla perfezione, invece, perché lui si aspetta sempre giustamente il massimo, no? E quindi forse è stato anche questo un po' la mia forza, ecco, perché magari i genitori sin da piccoli ne attendono un po' a cullarti, a farti stare un po' nella tua comfort zone, a far sentire magari forte quando magari invece il consiglio migliore sarebbe lavora un po' su questa cosa. Lui a volte, lui adesso me lo dice tuttora, ma perché non proviamo, perché... Io adesso non sono più la ragazzina di 15 anni, 16 anni, quindi non è che dico sì papà hai ragione, magari lo ascolto perché lo ascolto sempre, però lì per lì gli dico sai sì dai va bene, cioè quel rapporto un po' adesso. Però lui comunque continua sempre a... Lui sempre, però infatti mia mamma che mi capisce dice ma perché non la lasci stare quando perdono, quando non gioca tanto bene, lasciala sfogare un giorno, poi il giorno dopo glielo dici. E io papà sì hai ragione. Beh però vedi, di solito si danno sempre i consigli alle ragazze che vogliono iniziare a giocare a calcio, qui diamo i consigli anche ai genitori, perché comunque è importante chi c'è intorno, chi ti aiuta, fondamentale, chi ti consiglia. Non è importante, fondamentale. Se parli così vuol dire che hai avuto anche l'esempio giusto, diciamo, nel senso che ti hanno anche fatto, cioè ti hanno cresciuta in questo modo qua, insomma, quindi tua nipotina è in buone mani. Sì, mia nipotina spero che faccia quello che vuole sicuramente, però anche, come diceva anche mia sorella, se potrà fare la calciatrice comunque un giorno, adesso vediamo dai, un po' le piace il calcio e vediamo cosa succederà. Ti manca? Sì, tantissimo, ecco, forse questo, la rinuncia che ho fatto col calcio è non vedere o vedere parzialmente, insomma saltuariamente mia nipote in questi anni, che insomma nel clou della sua crescita un po' mi ha pesato. C'ero quando è nata, i primi anni ho vissuto anche con lei, quindi mi sono subita i pianti durante le notti, ma è stato adesso che sono, poi mi mancano queste cose. E sì, forse la rinuncia proprio a vedere la famiglia, e, perché sono distanti, quindi questo. Beh, siamo quasi a casa. Cosa fai? Fuori dal Cristiana Girelli, allora, fuori dal campo. Dipende hobby. Dalle giornate. Allora, hobby mi piace guardare serie TV. Poi adesso mi sono iscritta all'università, quindi mi tocca studiare. Però è una cosa che cosa? Mi piace. Mi sono iscritta alla San Raffaele online, scienze motori indirizzo calcio, con l'obiettivo di studiare nutrizione. Mi affascina questo mondo. Sono certa che tante cose, insomma, si possono curare con l'alimentazione, e quindi mi piacerebbe affacciarmi insomma a questo mondo, e mi piacerebbe anche non abbandonare il calcio, perché anzi sicuramente sarà quella la mia via, però troviamo qualcos'altro intanto da fare. E poi shopping quando c'è le belle giornate, quando c'è freddo no, quando quindi c'è freddo divento pigra, vado un po' in letargo, quindi quando c'è freddo magari dopo allenamento torno a casa, metto sul divano, riposo con la copertina. Beh, anche il riposo poi è importante, anche perché no, fondamentale il riposo. Quest'anno ci sarà da correre, quindi beh, però ti piace cucinare? Sì, quello sì, no, mi piace cucinare gli amici, cucinare. Sì, quando sono da sola, insomma, faccio sempre le mie cose basilari, perché alla fine l'alimentazione sportiva è molto curata, ma allo stesso tempo niente di complicato. Invece quando magari organizziamo cene, serate, eccetera, mi piace, ecco, io sono quella che si occupa del menù e sono quella che si occupa di far a mangiare, quindi cena di squadra, cucinare, perché è diverso, far a mangiare, cucinare. Cena di squadra, se si fa a casa, ai fornelli c'è Girelli. Sì, sì. Non fa anche rima, tra l'altro. Ai fornelli c'è Girelli. Oddio, hai creato no. Una cosa, adesso verranno fuori un sacco di meme adesso. Mi verranno le meme con i fornelli. Siamo arrivati, Edo. Casa Girelli. Sì. Grazie, Cri. Ma grazie a te, Edo. Sempre un piacere. Sai cosa mi piace? Che tra un po' potremo fare un'altra chiacchierata raccontando altre centinaia di cose. Speriamo. Nuove. E anche Speriamo. Qualche altra vittoria, soprattutto. Speriamo, vittoria, emozioni, insomma. Tanto questa, no? La vita è questa. La vita è questa. Brava, è la chiusura migliore. Ciao, Cri. Ciao.